era una messa? Cadè, è finita? L'ho letto tutto il sermone. Devo assolutamente conferire con il signor Vincenzo Citroni. Oh, io, eh? Oh, oh. E il signor Ippolito? Chi? Sbregna! Ippolito Pidocchi? Sbregna! Le dicono Pidocchio, ha rifatto! Accomodatevi! Siete a seta! No, 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 che qui è sporca! Tu! Mo' mettete la seta, che è pulita! Siamo arrivati da poco, come qui. Gli aspiranti proprietari che siano presenti per l'assegnazione definitiva del casale. Ci siamo. Signor Pidocchi? Dove? Signor Pidocchi? Papo! Papo! Te vanno! Se potessi ignutti la terra in dove te trovi! La risponde. Tanto l'hai guadagnato, così facevo l'est e presto, sono venuto. La presenza del signor Pidocchi è essenziale. Insista, insista. Insista. Papo! Papo! Sarà il miracolo della sparizione. Che la mia chicchina, eh? Che chi? Chicchina? Lo sapevo io. Quante ce ne dai? Dalle su, fa un'impressolata che lo vonno. Dalle su. Una si muove. Sono per che dovevo fare? Tanto l'hai guadagnato, così vi metto una bella croce su sto foglio e chi ha avuto, avuto, chi ha dato e da rimane facciamo tutti in sonno riposato, là una penna. Mi permetto di insistere per definire con assoluta certezza, senza più fraintendimenti né false dichiarazioni da ambo le parti. E speriamo che... Ambo? Ma che stiamo a giocare a tombola? Perché io, sai, manco una cartella ciò, Dai, facciamo una cosetta un po' più impresciosa, là, su. Scusi, queste sono le mie carte. Le mie carte. Ecco. Dica, appunto. Dica. Allora, andiamo. Le merle! Eppure da una casaiola, che scordo! Ma boh, a mercato tutti carette! Guarda, guarda che mi ha fatto sta becca morta! Ma da sofferto, Perché se la chiappo io, la arrampo, me la mangio, la ruina! La ruina! Deduco che lei sia il signor Pidocchi, signora. Datemi una mano. Piacere, perito dell'ente Maremma. Domenica mistica. Buonasera. Io sono la signora. È la mia. Citrone, la moglie di Vincenzo, detto Cencio. Niente, Stalleggia, chi stalleggia, vede. Ma quella se l'ha leccunita. Ma a me manco la capoccia alzato su. Ne so che chiunque. Lo sa perché? Te lo dico io, cioè. Perché quella va in giro sempre, tutta in chicche le piattine. Essa. Sì, quella, teta, sì. Che va in giro che? C'ha la puzza sotto al naso, invece la puzza ce l'ha da un'altra parte che non c'hanno più manco per cambiare le mutanne. E dove ce l'ha la puzza? Te cambi le mutande non ce l'ha la puzza! Pure tu c'è! Ma gara! Silenzio! Noi siamo! La zucca placia al cetrone! No! Ma guarda un po'! Silenzio! Silenzio voi altri! Altrimenti! E speriamo che. Il casale è il mio! Brava che e Ari tutta il mio! Io riconosco pure il foglio! Sì, leggiamo anche questa! Casale numero 8. Sito in località Cinelli, comune di Vetralla, provincia di Viterbo.
visto l'articolo 3, comma 2 della particella 7921 bis del codice di procedura civile, sì, della sopra indicata. Ah, Sora Peri, io l'avevo detto che non ce l'avevo una cartella, mo se continuiamo a estrarre queste numere non ci capiamo più niente. Facciamo una cosa del giorno, guagliamo su. Speriamo. Facendo altresì riferimento alla vecchia ordinanza comunale, con particolare attenzione, ecco la domanda del signor Pidocchi. No, il 2 febbraio 1956, con firma leggibile e carta francata. Eppure timbolata, tutto con bacia, fuori la casa via. Sono per lì. No. Allora, la domanda l'avete trovata, giusto? Adesso arimisticatela per tutte ste carte e trovate pure la risposta. C'ha ragione che chi? No. Speriamo. Il campo sperando muore cagando. Allora, tale richiesta è stata catalogata con decreto 109 bis. Sì. Nell'anno della costituzione del medesimo. Ecco. Ecco la domanda del signor Citrone. Ma come venga rifatti? No, presentata il 2 febbraio 1956, giorno della grande ora. Dall'inverno siamo fuori. Mistica, me lo mannate non succede di mella? Guarda che quell'anno ti ho cato una munchia, sa? Attacco giù nella grande ora, ma sì, tu che vuoi? Niente. Non nemmeno tutti e due. Ma proprio niente, eh? Non nemmeno soggetto di me! Ciao, zitto di no! Sta giocasta! Che sta fanno scherzetto, là! Ma non soggetto di me, là! Te lo struccio io, metto da seta, là! Buono, me, là! Dunque! Che ha detto, qui? Ha detto Donca! Ma per il dicete Donca, perché se voi parlate troppo italiano, io non lo capisco! Avanti! Avendo sottoscritto contemporaneamente due uguali domande, si attesta in toto. Toto? Vabbè, allora che stiamo a giocare, in virtù del potere a me conferito, dichiaro e sostengo che a cose fatte non le cose si possono come sanno da cosa, no, pinfe del pan. Avendo diritto ambedue alla medesima abitazione, inoltre con impellenza, che danno al bagno pure voi. Sentite le domande. Immagino vi riferiate a quel frutto autunnale profondo, marrone, morbido. Però se mangiate pure i ceci dentro non cagate più. Vero? Quello. In italiano è Nespilus. Io ci mettiamo una litrata d'olio di ricino. Sì, perché così una bella scacarunata e prima di notte bella che crepata. E là su, ci assepa di qualcosa. Adesso noi tutti assieme ci giochiamo in guatta cieca. Sì, ci risiamo da lei. Ma a me mi piace in guatta cieca. Adesso io conto e quanto mi guardate, va bene? Va bene. Manda il meglio, te bandona qui. Io dico, ma potrà stare che con tutto quello che siamo la fa, siamo la retta ma ste prende. Due. Forza, costa, lo sapete, no? Quattro. Nove. Io dico. 11. 15. 17. 18. Ma per forza la fatta pregna.
Ma lo sapete, no? Male. Ma qua ti vuol dire che è male? Non è meglio, sei raccomandato. Ma come le direte quando un bifa, se no? Sì, no, lo sai, no? Lo sai che può rischia che rivolti all'occhio, gnotte la lingua, s'affuga e muore. E poi la tua figlia, Ma quanto te la lingua da fa? Oh, no, ma sì, sì, vai puttana, E un attimo, che la mamma non trova posto, non capita da una parte. Se tu mi hai dato letto a fuori, non è male, no, non è male, no. Te imbriaca. Qui è quando va a cavare il boccaletto, ne cava due. Uno male pancia e uno male mano. Ma mia povera nonna così sapeva che era imbriaca. A un certo punto attaccava via via, che le piava il matto. Ecco che capiva che era imbriaca. Che è uguale, la stessa cosa. Vabbè, vabbè, là, su, su. Oddio, tu l'hai guattato! Sì, sì! Finiti di numeri! Chi fa la brava, dai! Guarda, contane altre pochette, poche! Guarda, fai la piscia! E poi andiamo a fare la piscia tutta assieme, là! Dai, mettete qua, Quella è bella qui, dai! Contane altre pochette! Sta senti te! 200 anni fa! Antica come le sorche di Roma, sei! Ma un po' più del colpo, io dico! Ma ti! Se tu mi avevi dato retta a questo, la rinchiudevo e fate il giorno giù alla roba. Due cinghiate fatte a verso, e sta buona, ferma, e mi povero nonno faceva così con la mia nonna. E se la paura tutta la sentiva solo, quando mio nonno cominciava con addio Silla, e sta buona, ferma, non si muoveva più. No, come ste pregnate. Che vuole fare? L'omine della volta. È vero, c'ha ragione, l'omine della volta. C'erano proprio le mani giù. Le mani leste. Brava. Tanto muove, guattatevi, tanto lo sapete, le dura poco e dopo come ma se niente ma ti piace un po' più, te un colpo 80 anni, ragazzi, pregnate. Ma così, vedi un altro colpo a tutte e tre. Guarda. Capì? 30, 31, 32, 33. Tina, fanno testa a me. Se me l'ha di lì come l'ho mai cascata che faccio come colpo si tira a fine la tutta i soldi i soldi ma chissà fra cazzo la tira su quello io invece vorrebbe tanto mandare ma sono una signora io con via ci voglio c'è mancava c'è da farsi imbriaca su di ciance da mistica che ha misticato di loro non ha capito un cazzo quello che ha detto e quello che ha fatto misticava ma alla fine che ha detto? Niente buah. Lo so che ho paura? Lo so che ho paura a me chi c'è che succede te lo dico io chi più sporca la fa diventa priora e garasi è vero boh. Perché? Come sbaglio e rompe coglione sempre alla porta stanno chiede a risate mistica? Speriamo di no. No. Allora chiade a te. Arrivi alla strada di casa che è meglio. Magna tutto me là. Allora sarete maneglia. Trovate così tu? Nemmeno. Ma dove siete lì da farli stare? Faceteci l'inverno dunque. Primavera e autunno, fai le segni cose. Ma mi bussano. Aprite, ho intenzioni serie, non me ne pentirete. Ah, intenzioni serie. È tutta la notte che aspetto. Guarda che chi gira di notte cerca notte. Via, fristi, aria. Vi prego, aprite, sono una persona per bene. Una persona per bene. O diciamo noi, se è per bene. Falle un po' di... Facciamo di nespere. Dicete un po' là fuori. Nespere. Nespere. Oh! È buono. Capitassi uno ben fatto. È casaiolo, eh. Apri, apri, vediamo che do. Oh, maschi. Prego, prego. Entrate, che vi serve? Entrate. Sono qui per... Sì? Per... Per l'alletta! Per l'alletta! Oh, meno male! Entrate, entrate! Meglio così! Che ci avete messo tutto sto tempo per dirlo! Là, là! Vendetta, mettete la sede! E capite, in mezzo va, a tutta questa confusione non era facile! Oh, ma
ma te che benanco c'è la picarezza? Quante volte qua a muso brutto e due frustinate. Arriva il trotto. E io sono qui per la lettera. Ho capito. E poi dai la pure prima, no? Non sappiamo manco più dove galla. Dove la leghe? La più piccola leghe. Dove la leghe? Alle galla? Ma qui dove la leghe? Che come fai? Mi sembrava così smaniosa. Sì. Calorosa e calorosa. Oh, accoppiata con uno stallone ad avere le mule da soma. E quante ne fa? È brava poi, Vabbè, comunque non vi preoccupate perché io la tratterò benissimo. Tocca a dirla. Lo dimo noi, mica. Cosa sta succedendo? Pizza, te va. Che ma a me mi pare un bel billo lungo te. Aspetta, avanti, va. Lungo e lungo, Fate troppo lungo. Punti dall'altra parte, a rigirate. Va bene. Però mi raccomando, quando le piani sopra, faccio piano, se non me la credi, Corina. Mo, perché se gioca, non si scherza, Cencio! Io paura sto ragazzo, non capisce il cazzo. Sì. Non lo vedi che è allullito quello? Tocca a farle vedere. Per chi? Ce lo fa vedere io. Faccio la vedere un po', spiegare allora. Un po' le cose. Là facete fatto. Sta la massima. Questa è brava, è più brava di me. Allora, guardatemi bene, Ed è da fa preciso come fui io. E guardate bene. Guardate, maschi. Allora, la chiappate per le orecchie. Così. Fermo. Guardate dietro la coa. Quando la coa è bassa, che sta giù manza, buona, no? Il muso da sta così, però. Allora voi l'estate da fa come il traveglio.